17.000 euro, frutto di tre cene di solidarietà che si sono svolte nelle frazioni di Antella, Bagnoaripoli e Grassina e delle sottoscrizioni di associazioni e privati cittadini, sono stati consegnati dal sindaco di Bagnoaripoli a Sergio Pirozzi, suo collega di Amatrice. Saranno utilizzati per ricostruire una delle piazze principali della città così colpita dal terremoto. Francesco Casini, accompagnato da una delegazione della Protezione Civile e dal Presidente del Consiglio Comunale, ha incrociato proprio ad Amatrice il candidato alla segreteria del Partito Democratico, Matteo Renzi, tornato ad Amatrice all'indomani della consegna delle prime casette in legno. I due sindaci si sono incontrati presso la sede provvisoria del municipio, il centro operativo comunale, per poi effettuare un sopralluogo lungo le strade della zona rossa nel centro abitato ridotto a macerie. Con la raccolta dei fondi che abbiamo recuperato, con le cene che si sono svolte a settembre nelle nostre piazze, queste stesse cene, queste stesse piazze trasferiranno un po' della loro identità qui ad Amatrice, perché le risorse che abbiamo raccolto andranno e saranno destinate proprio alla riqualificazione, alla realizzazione di un nuovo arredo urbano in una delle piazze più importanti di Amatrice. Una bella cosa. Queste sono le iniezioni di fiducia, al di là dell'importo, ma io penso che i gesti siano importanti, questo è un grande gesto. Ringrazio gli amici e tutti coloro che dal 24 agosto si stanno spendendo per questo territorio. Prima di questa donazione, altre risorse erano state raccolte sul territorio di Bagnoaripoli e consegnate alle popolazioni terremotate del centro Italia per un totale di quasi 11.000 euro, di cui 1.000 donati dal Consiglio Comunale.